Non vedo l'ora di fare un bello scherzetto alla mia sorellina. Mamma, sei sempre la solita. Ti ho detto che mi sono ricordata di dar da mangiare al cane. Mamma. Cos'è questo rumore, Jenny? Robby, ho combinato un disastro. Vieni, tiriamola su, poverina. Jenny. Jenny! Aiutiamola! Jenny, ci senti? Dani! Che c'è? C'è vostra madre al telefono! Oh, non ti preoccupare, Robby! Ora ci penso io! Ma in che senso? Ci penso io, aspetta! Mamma, sì! Sono Jenny! Jenny? Ma sei ancora al telefono? Che cos'era quel rumore? Niente, era il treno che sta passando! Ora qui non prende bene! Non ti sento, ciao. Pss, sono su un treno. Robby, non sapevo che cosa inventarmi. Vabbè, portiamola sul divano, almeno lì sarà più comoda. Hai ragione, tu la prendi da lì e io la prenderò dalle gambe. Andiamo. Oh, non ci posso credere, ho combinato un disastro, Robby. Dani, non mi piace affatto che tua sorella ancora non si sia svegliata. Devo essere onesto, secondo me dovremmo tipo chiamare l'ambulanza o qualcosa del genere. L'ambulanza? Ma Robby, ti sei impazzito? Se chiamiamo l'ambulanza, i miei genitori sapranno tutto quello che ho fatto. No, io a mia madre non la voglio sentire. Ho deciso, Robby, non mi riuscirai a convincere. Io non voglio litigare con i miei genitori, hai capito? Dani, una volta Dani, per tutte. Dani, che c'è, Robby? La sorella si sta svegliando. Jenny? Mamma! No, Jenny, ho chiuso con mamma al telefono. Io sono Dani, la tua sorellina. Mamma! Ma lo vuoi capire che mamma non c'è? Ho chiuso! Mamma! Dani, vieni con me. Dove andiamo? Vieni con me! Che mi devi dire, Robby? Dani, penso che Jenny, dopo che ha sbattuto la testa, ha iniziato a credere di essere una neonata! Ma no, Robby! Cosa stai dicendo? E poi, perché pensi così? Guarda tu stessa! Oh no! Ehi, dove stai andando? Robby, forse avevi ragione! Che ti avevo detto? Robby? Non vuole stare ferma! Ma come è potuto succedere? Beh, forse Dani era a telefono con sua mamma e dopo che ha sbattuto la testa è tornata bambina a quando i genitori le facevano tante coccole! Non ho idea, Robby, ma ora che cosa facciamo? Secondo me, in questi casi, dobbiamo aspettare che le passi questa cosa e torni grande da sola. Ok, faremo finta di essere i suoi genitori. Anzi, aspetta, vado a chiamare il medico. Sicuramente saprà dirci meglio cosa fare. Quindi mi lasci da sola? Sì, tanto si trova. No. Jenny, la tua mamma è qui con te. Mamma, non devi piangere. Ecco qui, piccolina, proprio così devi stare bella tranquilla. Ma cosa stai facendo? Quello lì è il mio cellulare e non si mette in bocca. Lascialo. Cosa devo fare con te ora? Calmati. E ora iniziamo a fare i codini. Come piace a te, Jenny? E userò dei codini super colorati. Ecco qui, ci pensa la tua mamma. Ha funzionato. Ok. Oh, piccolino, si è addormentata. Amici, dovete sapere che Jenny, fin da quando era piccola, adorava farsi fare i codini dalla mamma. E quindi ora usiamo quest'altro codino. Finalmente un po' di silenzio. Sì, ho capito. La ringrazio, è stato gentilissimo. Arrivederci.
Dani, avevo ragione. Era il medico e mi ha detto che non si può fare nulla. In questi casi bisogna aspettare che lei torni normale, tipo da sola. E anzi, dobbiamo assecondare le cose che fa. Cioè? Cosa significa, Robby? Dani, significa che dobbiamo fare da babysitter a tua sorella. Cosa? Robby, non l'ho fatto apposta a farla piangere. Fai qualcosa per calmarla. Gianni, un bel peluche. Guarda, un peluche. Aspetta, no. Robby, come stai andando? Questo funziona di solito. Piccola, guarda. Le chiavi. Le chiavi non si buttano, nessuno te l'ha mai insegnato. Robby, ho avuto un'idea. Proverò a farle ascoltare la nostra canzone. Dici che funziona? Secondo me sì. Aspetta, metterò sotto incanto. Non ti preoccupare, dolce bambina. Ora muoviti però, Dani. Ecco. Ascolta. Funziona. Ok, Dani, allora a me è venuta in mente un'idea per farla stare buona. Tu fai da babysitter a Jenny. Ok. Io vado a prenderla. Va bene. Oh, che bello, sì. La nostra canzone sotto incanto piace a tutti. No, questo non si tocca. Amici, aiutatemi, scrivete qui sotto nei commenti un modo per far star buona Jenny neonata. Eccola qui, Dani. Si può sapere come hai vestito Jenny? Ora faremo una bella torre. Ecco qui. Cosa hai detto, Robby? Beh, come la dovevo vestire? È una neonata, quindi le ho messo un vestito da neonata. Beh, effettivamente non hai tutti i torti. Comunque, ho trovato quello che ci serviva. Perché? Che cos'hai lì? Qui dentro, Dani, ho una culla per neonati. Così la posso costruire, metteremo dentro Jenny e sarà buona buona e noi non avremo più problemi. Wow, Robby, questa volta sì che hai avuto una grande idea. Bravissimo! Oh, aia, aia, Jenny, mi stai facendo male! Lascia questi capelli! Oh, andiamo proprio male! Tra qualche minuto la nostra vita sarà tranquilla come prima. Ok, forse ci vorrà un po' più di qualche minuto, Dani. Guarda qui, un ciuccio gigante, ti piace? No. E con questo è un piccolo ventilatore. Woohoo! Oh, non funziona! Ma cosa devo fare? Questo? Neanche? Oh. Dani, magari ha fame la bambina, prova a darle un po' di latte. Ma come si fa? Giusto, perché non ci ho pensato prima? Vieni con me, andiamo a fare la pappa. Ora la tua mammina ti fa fare la pappa. Però dobbiamo mettere la bavetta, altrimenti ci sporchiamo, ok? Ecco qui. Torno subito. Tu sei buona qui, eh? Eccolo qui, del buon latte. Devo metterlo all'interno del biberon. Oh. Tu stai ferma lì, mi raccomando, eh? Per fortuna che ho il microonde. Ehi, non si lanciano le cose, hai capito? Oh, ancora! Oh. Questa bimba neonata è davvero insopportabile! È pronto? Ecco qui il latte! È buono?
di darglielo! Ora risolvo la situazione! Ok, ecco fatto! Ora puoi berlo! Per fortuna ha funzionato! Tu, Robby, invece a che punto sei con la culla? Tutto ok, Dani! Ho quasi fatto, non ti preoccupare, questo va... Robby, ma ti vuoi dare una mossa, sì o no? Che schifo! Ma mi ha appena vomitato addosso! No, per favore, non farlo più, hai capito? Non voglio fare più la babysitter! Dani, ho finito con la culla! Eccola qui! Oh, finalmente, Robby! Ora però mettiamola in posizione! Dov'è? Qui? Sì, qui direi che va bene! Va bene? Sì, va bene! Ok, allora, ecco fatto! Oh. Vai a prendere la bimba! Vado! Che poi in realtà è alta quanto me quella bimba! Ecco qui! Robby, sembra che le piaccia la sua culla rosa! Guarda! Dani! Si sta addormentando! Oh sì, però potrebbe sentire freddo! Vado a prendere una copertina! Ok. Certo che fa proprio tenerezza, guardatela! Ecco qui! Oh, devo dire che solo quando dorme è molto carina! Jenny sta dormendo ed è dentro un box! E quindi, Robby? Che ne pensi se andiamo un po' a riposare anche noi? Oh, sì, ci vorrebbe proprio una bella dormita. Andiamo. Shh, vai piano. Mamma mia! Sono davvero stanchissimo, Dani. A chi lo dici, Robby? Fare la mamma è il lavoro più difficile del mondo. Sento come nuovo. Però, Robby, credo proprio che sia il caso di andare a controllare la piccola Jenny. Hai ragione, ma tanto è nel box, Dani. Sì, però voglio stare più tranquilla. Dai, su, andiamo. Ok, ok. Jenny? Jenny? Robby, dov'è finita Jenny? Ma hai lasciato tu la porta aperta, Dani? Forse sì! Questa è la copertina! Dov'è Jenny? Oh no! Jenny neonata è scomparsa! Potrebbe combinare qualsiasi cosa in casa o magari si è uscita dalla porta? No, non penso, non riesce ad aprire una porta! Dobbiamo trovarla, Dani! Jenny! Jenny! Oh. Jenny, sei qui per caso? Oh. Ma dove ti sei nascosta? Jenny! Jenny! Oh no, Jenny! Cosa ci fa lì con un detersivo? È pericolosissimo per un bambino! Oh no, Dani! Se lo sta per mettere in bocca, Dani! Ma cosa stai dicendo? Ma questo non lo avevo prima, ma come sono vestita? Non ci credo! La mia sorellina Jenny è ritornata normale! Ma
mi avete messo il bavaglino? Amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby e non dimenticate di attivare anche la campanella. Jenny, è una lunga storia.